Ciao ragazzi, bentornati qui nella mia Beer Factory. Mike il birraio. Sono più professionista a bere che a farla. Comunque adesso ci proviamo, vediamo un po' come, che tipo di birra riusciamo a fare. Un po' di danni li abbiamo fatti già nella puntata precedente, perché abbiamo pure scazzato il contratto, ma quello ormai è andato. Beh, abbiamo risolto, problemi zero. Prescindere da sto coso? Ok, così. Ok, allora, vedete il nostro bel muletto? Guardate un po' che figo, bello fucsia, un po' graffiato per i miei gusti, Però, visto che non sono un gran professionista, mi sembra giusto che sia anche graffiato. Non ho capito a cosa serve lo spoiler sul muletto, ma comunque va bene. Ok, allora ragazzi, cosa ci fa il pallet qui? Afferriamo il pallet, ferro il pallet... Questo è il pallet che avevo preso io in più. Lascia cadere, afferra il pallet. Spostiamolo, mettiamolo da una parte, vediamo un po' cosa. Mettiamolo qua. Ok. Intanto spostiamo anche questo po' di immondizia, perché non va bene. Abbiamo trovato, non avevo visto nelle puntate precedenti, questo qua mi era sfuggito, ragazzi. Via, ok. Allora, dobbiamo fare acquistare uno spazio per i pallet. Vai alla cassetta degli attrezzi, apri il menu delle costruzioni. Allora, cassetta degli attrezzi, menu costruzioni. Un posto per pallet, acquista. Ok. Acquista uno spazio per i pallet, vai alla cassetta... Ho capito, perché? Dove lo metto io questo posto qua adesso? Un casino. Posso ruotarlo? Sì, posso ruotarlo. Io metterei quasi quasi qua. Tanto in un angolino. Vediamo un po'. Allora, qua non me lo fa mettere. Ma cagare. Forse perché c'è il pallet? Mettiamo in un altro angolino qui. Qua c'è quel cacchio di traspallet, dumaroni. Allora mettiamolo in un altro angolino qui. Ah, ecco che abbiamo trovato un angolino giusto. Confermiamo. Passa la modalità di amministrazione. Tasto predefinito tab e collega l'area di lavoro. Ancora arancione con il nuovo slot del pallet. Questa operazione ti aiuterà a determinare il luogo in cui il personale prenderà le risorse di cui hai bisogno. Allora, passa a modalità amministrazione. Tasto predefinito tab. Accessori. Amministratore. Poh. Non è così. Trasporto, prezzo, no. Allora, passa alla modalità di amministrazione. Tasto predefinito, tab. E collega l'area di lavoro con il nuovo slot del pallet. Mi prendi per i fondelli? L'area di lavoro con il nuovo slot del PAL. Questa operazione ti aiuterà a determinare... Sposto oggetto. Ok, no. No. Voglio spostarlo. L'area di lavoro... Passa alla modalità di amministrazione. Tasto predefinito tab. E con le... Aiuto, carrello e forche, no, questo ormai lo sappiamo, frantoi, cereali, no, illuminazione no, non mi interessa. Allora, passa alla modalità di amministrazione, come si fa? No. Via,
Se io faccio tab da qui, cosa succede? Modalità di gestione, ok. Però mi dice amministrazione. Frantoio. Ancora arancio. Con il nuovo slot del pallet. Questa operazione ti aiuterà? Ma mi prendi per i fondelli? Posto per macchinari. Slot vuoto. Slot collegato. Slot non modificabile. Collega. Come si collega? Aspetta. Ok. Frantoio ingresso. Nuovo link. Rompi il collegamento. Eh? Frantoio. Ok. Ah, ho capito. Questo te li dà qui. Passa a modalità di amministrazione. Tasto tab preferito. Ok. E collega l'area di lavoro, ancora arancione, con il nuovo slot del pallet. Oh, ho capito. Questo in poche parole. No, ho questa. Allora, nuovo, rompi il collegamento, nuovo link. Vediamo un po' cosa succede con nuovo link. Ah! Però mi fa sta cosa qua che non c'entra niente. Che non mi piace sta cosa qua però. Aspetta. Andiamo a modificarla un'altra volta. Rompi il collegamento. Secondo me. Qua perché non me lo fa? Se io rompo il collegamento, questo non posso romperlo. No, aspetta, rompiamo questo, però non me lo fa fare. Che palle. Allora, aspetta. Posto per macchinari, slot vuoto. Quello rosso, slot non modificabile. Però assumi un nuovo dipendente usando il computer. Vabbè, aspetto che andiamo a autorizzare un nuovo dipendente. Vediamo un po' cosa succede. Ehi. Ah, aspetta, devo uscire da qui. Devo uscire. Dai, F. F. Allora, dipendenti, eccolo qua. Derek Johnson. Altri dipendenti? No, allora c'è solo lui. Prendiamo lui. Già assunto, licenzia. Ok. Ethan Johnson, cos'è? Fratelli? Fratelli siamesi? Ok. Interagisci con il dipendente? Tu interagisci? Fermati. Gestisci. Oh, ma non si ferma neanche. Oh, ti licenzio io, eh? Fermati. Oh. Assegna postazione di lavoro. Pulizia. Ah. Qua no? Qui? Che cacchio? Oh, quando fai queste cose difficili mi girano le palle. Aumenta il livello del tuo dipendente. Puoi aspettare che acquisisca esperienza da solo o acquistare un corso per accelerare il processo. Dove è andato?
è sparito. Allora, aspetta un attimo. Miglioramento. Ok. Oh, ma è costato un sacco di soldi. Assegna una postazione di lavoro. Osserva, lavora, osserva. Allontanati, aspetta qui, aspetta in ufficio. Pulizia. Assegna una postazione. Come cacchio si fa? Assegna un dipendente all'ingresso del frantoio per i cereali. All'ingresso del frantoio. Ed è qui, no? Da qualche parte qui? O qui? Ah, allora, lì no? Ah, qui. Qui posso metterlo? Però non mi dà la F. Posso metterlo qua? Ok, mi dà la F. Ok. Completa la costruzione e sblocca la fabbrica di birra nel sotterraneo. Completa la costruzione, devo andare di nuovo. Devo andare di nuovo sul computer per completare la costruzione. Vediamo un po'. Ok, F. Aggiornamenti. No, aspetta, era qua. Costo di costruzione, acquisto. No, macchinario. Acquista, acquista. Impresa. Perché non me lo fa acquistare questo? Sala macchine 1. Aspetta, fammi andare fuori, vediamo cosa voleva quel pallino giallo. No, lì non c'è niente, lo so già, perché ci ho provato 50 volte per andare lì. Aspetta, forse lo so. Andiamoci da qui. Da qui non posso fare niente. Acquisto il computer, trasportasse, magazzino, no, accessori, pallet, generatore. No, allora, devo acquistare... mi sono un po' rotto le balle, però. Allora, secondo me devo acquistare sta parte qui. Perché però dal computer? Vediamo un po'. Completa la costruzione e sblocca la fabbrica di birre nel sotterraneo. Allora, aggiornamenti. Negozio, non c'è niente. Impresa di costruzione, acquista. Birreria sotterraneo, perché non me lo fa acquistare? Ah, perché secondo me mi serve la cosa della reputazione. Sì, però sono tanti. Mi serve reputazione, secondo me. Consegna, sì, contratto. Mi sa che dobbiamo arrivare a 60 punti. Ok, allora facciamo una cosa. Accettiamo un contratto. Questo quando ne vuole. 26 sacchi di malto. Ok. Consegna. Produttore locale. Malto grezzo. 26 sacchi. Adesso ne prendo 30 perché non voglio fare di nuovo la cavolata di poco fa. 30. Ok. Numero pallet 2, ordina, perfetto. Malto, luppolo, malto grezzo. Cosa voleva? Aspetta, il contratto cosa diceva? Facciamo, oh, abbiamo fatto una cavolata? Vediamo un po'. Allora, il contratto dice, raffina 26 sacchi di malto grezzo. Consegna, io ho preso malto grezzo.
26 sacchi, ne ho presi 30. Ok. Allora, accendiamo. Ah, cacchio, mi sono dimenticato di aprire. Che poi non ho capito perché non apre il camionista. Ecco perché abbiamo bisogno di una reputazione un po' più... Siamo troppo bassi, troppo alti. Un po' più in basso. Un po' più in basso. Un po' più in basso, un po' più in basso. Troppo basso. Gli facciamo fuori il camion. Ah, R. Ok. Alza. Indietro. Dai. Perché? Ma perché? Mi spieghi perché? Adesso sì. Secondo me si era attaccato da qualche parte. Non ho capito ancora quella cosa del... Ah, ok, fa lui, benissimo. Allora, alza. Andiamo a prenderci il secondo. Anche perché con una sola... Con solo una missione 38 punti non arriviamo neanche ai 60. Il che significa che abbiamo bisogno di farne minimo un paio. Il che significa che un po' di lavoro ce l'abbiamo. Allora, aspetta un attimo. Scendo, se io vado... Ok, come lo faccio? Non posso prenderlo, eh? Mannaggia. Ci vuole per forza il coso, perché non riesco a prenderlo. Devo prendere per forza i traspallet, eh? Ok, allora. Spostati tu. Tu spostati. Andiamo a prendere i traspallet. Parcheggiamolo qua per adesso. Scendi. Dove l'ho messo? Ah, l'ho messo lì. Quello nel frattempo ha buttato dentro tutti. Bravi, sì. Sali. Taratata. E io che pensavo che potevo già ampliare la mia fabbrica. Invece no. Dobbiamo prima... Oh, vai, vai. Ok.
scendi, solleva. Sali. Pompa, pompa, pompa. Beh, ormai stiamo diventando professionisti. Ah. Torniamo di là. Mi sa che dobbiamo lavorare. Prossima paga fra 3 minuti. Oh, ragazzi, quello guadagna un sacco di soldi. Abbiamo 11 points. Dobbiamo arrivare a 60. Mi sa che un paio di contratti li dobbiamo fare, eh. Che cacchio ha fatto? Ne ha buttate la metà per terra quell'animale lì. Oh, addirittura 4. Non va bene. Ti licenzio, guarda un po' che cavolo che ho combinato. Aspetta, fammi scendere da qui. Allora, questi qua come sono? Romalt. Ok, mettiamolo qua. Ma perché me li butta tutti fuori? Processo in attesa. Ciccio, non lavori mica bene, eh? A meno che non ho fatto io una cavolata con quel coso lì che mi doveva... Me li doveva mettere qui. Perché, scusami, eh? Allora, se io... Frantoio, aspetta, nuovo link. Ah, perché... Ok, però questo è sempre quello. Non lo so, ma ci devo studiare un po' sopra questa cosa qua, perché così non mi piace. Non mi piace affatto. Ok, allora andiamo di là. No. Che carichiamo di nuovo quelli. Allora, aspetta un attimo, che adesso faccio una cosa. Mi prendo questa e me la porto di là. Così la lascio qui. Ok. E questa gliela metto di nuovo lì a scaricare. Indietro. C'è qualcosa che di sicuro con il collegamento che io dovevo fare e non ho fatto. Ok, adesso lui sta lavorando. No, no, che cacchio faccio? Vai giù. Devo scendere. E io mi vado nel frattempo perché secondo me si riempie troppo. Processo in attesa.
Raffinazione fiocchi. Vediamo. Ah, che cavolo. Che secondo me se è troppo pieno. Quello già si è fregato $7,50. Più i danni che ha fatto che tutto il resto. Secondo me ci vorrebbe un altro operaio qua. O io devo fare. Devo collegare qualcosa di diverso. Devo collegare qualcosa di diverso qui. Se io faccio speed veloce, aumenta la velocità. No, lasciamo perdere. Secondo me si era riempito. Infatti vedete che adesso è in corso. E poco fa c'era scritto... Qua cosa c'è? Ah, da pulire. No, no, no. Era... Secondo me si è riempito troppo. Non so quanto ce ne vanno su una pedana, però. Vediamo. Ce ne sono ancora? Sì. Che cavolo, basta che ti giri un pelo. Vediamo se riesco ad avvicinarmi. No. Ma così, facciamo così. Oh, oh, secondo me la pedana si è riempita. Infatti, si è riempita la pedana. Ok, la pedana si è riempita. Andiamo a prenderci il... No, aspetta, c'avevo questo. Tanto per spostarlo, così ci metto l'altra. Pompa, 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 pompa. Giù. Indietro. Ok. Allora, scendiamo. Andiamo a prenderci a mano questa che facciamo prima. Oh. Ruota, 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 ruota. Direi che forse va bene così. Mi ha preso lui? Posto. Tac. E zac. E ci mettiamo sopra le altre. Vediamo. Vabbè, abbiamo capito. Aspetta che mi metto meglio. Vai! Perché non ne vengo fuori più niente? È vuoto. Allora, quanto ce ne sono qua? Fammi vedere. Allora, ce ne sono 4 e 4, 8. Questi sono tutte file da 4? Sì. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sono 6 per 4, 24. Ok. 24 e 3, 27. Io quanto ne avevo comprato? Ne avevo comprato 30. Sul giro non mi ha fregato. Ah! Però è strano che non mi viene fuori uno in meno. Tu ti posso licenziare? Gestisci il lavoratore. Vediamo un po'. Assegna posto di lavoro. Esperienza 50. Costo 2000. Migliora, chiudi. Frantoio, osserva. Aspetta qui. Aspetta in ufficio. Aspetta. Aspetta, allontanati. Dai, stai lì, non rompe. Ma aspetta, però se lavora, poverino, mi paga, no? Aspetta in ufficio, dai. Ok. Ok, allora andiamo a prenderci il muletto. Probabilmente più avanti possiamo assumere anche qualcuno che guida il muletto, non si sa. Boh. Però abbiamo capito una cosa, che i 30 pallet che io ho fatto, no? A quanto pare non va bene, perché ne devo comprare un po' di più.
o è un errore del gioco. Dai. Trappo. Cosa succede? Ah, t'ho fregato. Comunque quello spoiler, ragazzi, senza quel spoiler non lavora mica tanto bene, eh? Lo spoiler è quello che fa la differenza. È lo spoiler. È lo spoiler, ragazzi. E che cavolo. Ok, 24 caricate, andiamo a prenderci l'altro. Buona! Mettiamo giù. Spegni, scendi. Andiamo in ufficio, vediamo i soldi come siamo messi. Ciao Gino. Chiamo Gino. Gino. Contratti. 38 punti e 660 dollari. Oh sì, vai. Reputazione, 38 punti. E siamo a 49, ragazzi. Per ampliare la prossima... La prossima zona, diciamo che la come si dice? La cosa sotterranea, abbiamo bisogno di altri 11 punti. Dobbiamo fare un altro contratto e dopo possiamo, probabilmente ci sblocca questa parte qui, spero. E vediamo cosa succede, vediamo un po'. Fico però, dai. Vabbè ragazzi, noi ci rivediamo al prossimo video, sempre qui con The Beer Factory. Mike il birraio, e un salutone al prossimo video. Ciao.